Perché ho fatto una serata Arama dopo un game di Shyvana. Tilto anch'io, eh. Sono tutti noni, praticamente. Ah, veloce, veloce. Avanti, camminare, via. Dai, tranquillo, tranquillo. Ce l'ho qua, lo metto qua con il nostro eroe. Lo dovremmo battere, eh. Dai, veloce, vai, vai, cazzo, buono. Prendiamo una fraccata di exp. Vediamo questo cos'ha. Non credo di vincere. Sanguisuga diretto qua. Brutto colpo che non aiuta. Beh, si fa facile questo. Dice scudo, finiremo un turno dopo. Non faccio grafi perché non è molto efficace. Per questo motivo. Mo, no, Ninja Scale 14. Curiate. Curiate quant'è? 1880. Se entra fa più danni di graffi e sono entrambe mosse brutte. Metto sfuriate. Un danno a sfuriata. Questo è un problema. Questo è un problema. Quella sassata lì. Ma basta. Voglio battere sto bambino. Ok, Geodude, ok. Gli faccio rafforzatore. Tanto Geodude lo supero. No, mi tocca beccarmi. Vai di sanguisuga. 5 colpi di sanguisuga e vabbè a morire, no? Qua. Dovevo buttarlo giù. Vai. Yes, facciamo raga con difficoltà contro i bambini. Qua è un disastro. È un disastro. Vai, turbo sabbia. Ok, mamma mia, rafforzatore. Boh, spero sia in difficoltà anche lui, eh. Boh, la sassata adesso non dovrebbe essere così impattante. Vai, ninja, vai di sanguisuga.
Vediamo cosa ci andiamo a inventare contro il capo palestra allora. Alla fine è lui il problema. Ti vado al centro Pokémon. Buono. Lo dovremmo setappare molto bene lo scontro contro Pedro, eh. Voglio setapparlo alla grande. Buono. Lo battiamo questo. Lo battiamo su Sealtrone. Non ho fatto fatica contro i due bambini, raga. Sicuramente lo battiamo. Rafforzatore. Rubo sabbia, raga. Deve fallire il più possibile. Rubo sabbia anche lui, dai. Perché sennò, raga, soffre. Sanguisuga subito. Sì, ma non gli facciamo danno. Non gli facciamo danno a questo. Agli altri cosa dobbiamo fargli? Siamo morti già. Non sappiamo nemmeno il primo Geodude, raga. È un disastro. È un disastro. Manco il primo Geodude superiamo. E se mi devi fare la morale. Ripresentiamoci almeno il 16, se no... è un disastro se no. Non riusciamo neanche a superare il primo Geodude, figuriamoci arrivare poi all'Onix. E al Kranidos, chiaro. Quasi quasi prendo anche i Geodude. Beh, mi serve difesa, non ho difesa nelle V. Dov'è? Opzioni. Sì, guadagniamo ancora più tempo. No, ho sbagliato. Due volte di fila ho sbagliato. E sono scarso. Con giù. Cinque! Buono, sanguisuga, va giù. Ho avuto sfuriate su uno, sanguisuga sull'altro. Mamma mia, quanta difesa hanno si Geodude però, raga. Bello! Avanti ninja, scavanti! Bel cappello, sì signor! La Grobby... Come ninja fallisce? Non fallisce mai, avanti! Lavorare! Buono!
mai visto prima. È l'artista. Simone è un artista, sì. Bene. Buono matchup. Oh, ci stanno uscendo un bello spot qua, eh. Oh, ma Ninjask mi stai dando delle soddisfazioni, Ninjask. Mi stai dando delle soddisfazioni, signor Ninjask, stasera. Farming X, Non che abbia altre cose da fare. Ci siamo presentati alla palestra, abbiamo preso le botte da un bambino. Cioè, boh, anche Riccio Scudo, sì. Come Ninja fallisce, non mi puoi fallire, fratello mio. Ho definito di studiare anche storia dell'arte. Hai studiato Paluccello? Grande artista Paluccello, raga. Ho studiato Leonardo, gran pittore. Avanti, avanti. La nostra bet, raga, sarà quella di non prendere sonno nel portare Ninjask almeno al 16, dal neoclassicismo fino all'avanguardia. Boh. Però non è neanche dall'oggi al domani, eh. Ninjask si sta scaldando, raga. Ninjask si sta scaldando. Vedo quei più 3 lì in danno. E sembrano cazzate, raga. Più 3 è buonissimo. Andiamo, dude. Sbam, bam. Sbam! O altro non posso fare. Andiamo piano, che sberle. Sì. Però raga, Ninjask una volta che uscirà da qua con tipo livello 20, spero, perché non voglio fare tutta la serata e fissare, cioè ovviamente andrà così. Però una volta che Ninjask esce da qua saranno le prossime live solo one shot. Anche perché poi Ninjask, non appena prende la forbice X con tutti i danni che prende in FSD, quindi da danno, forbice X, raga, fa letteralmente così, apre a metà 1. Ma chiunque. Cioè le prime fatiche da dopo Mineropoli non stanno neanche dietro l'angolo. Dobbiamo andare a cercare noi a Nevepoli poi. Cioè letteralmente tutte le palestre sono già prese, solamente andare a prendere e tirare la medaglia. Con Ninjask che continuerà imperterrito a salire di livelli perché ha crescita irregolare. Pokémon strano. Tra l'altro la crescita irregolare, per chi non lo sapesse, è una crescita molto particolare. E il Pokémon si ritroverà a un certo punto. Lo farai evolvere? Non si può evolvere Ninjask. È già evoluto in realtà. Evolve da Nincada, evolverebbe al 20. Però, essendo che il mio Pokémon preferito, l'ho provato così in questo challenge. Adesso faccio scalare danno e difesa. Perché effettivamente, come IV, non ha nulla in difesa. Cioè, letteralmente io potrei morire per una qualsiasi cazzata. Ma anche non efficace. Mentre in difesa speciale, ho visto che ne ho, in difesa c'è da piangere. Mentre vado a cenare, vai. Mentre in attacco stiamo mettendo le V, sì.
un farm. Altrettanto. Gatta. Vabbè. Sanguisuga. Questo continua ad alzarsi a difesa. Porto al 16 e riprovo la palestra. Voglio vedere un attimo che progressi sto facendo. Sicuramente dei progressi li ho fatti. Sfuriate. Dai, 3. Boh. Via, a casa, cazzo, a casa. Ho una voglia, raga, di vincere questa palestra stasera, che metà bassa. Troppo roccia va per 4. 1544 euro di spese. Ma cosa hai comprato con tutti quei soldi? Su LOL poi, cioè. Manco di un gran gioco. LOL. Ah, ore. Ah. Io ne ho molte di più invece, sicuramente. Ne avrò sulle 12.000. Di ore. Ero sono sui 1.000. Mai superato i 150 di tasca mia. Via matchup. Tiene tutto quello che ho preso torna ai 20. Avanti, avanti, matchup. Fa, si fa. Non piove ancora, mamma, che voglia di pioggia. Mi serve il level up almeno. Vai, dai. Ho scopato anche sto geode. E ancora non... Vale, almeno ad arrivare a 16. 41 gradi. Roba da matti. Due attacco, due difesa. Boh, dovremmo reggere almeno due sassate da parte di geode, dai. No, raga, non siamo veramente più. Tanto la maggior parte di roccia danno punti di difesa in Eb. Non credo minimamente riusciamo a superare Onyx, che è il secondo. Non lo superiamo neanche se volete. Però Geode abbiamo delle belle possibilità per superarlo. Sì. Vai veloce, veloce. Con triplo turbo sabbia. Ma come cazzo è possibile che mi ha fatto più danni? Cioè, ha rollato benissimo, ha rollato. Avevo proprio preso il roll giusto. Saliamo al 20. Saliamo al 20. Vediamo se impara. Prima, magari cerchiamo di... Andiamo qua ninjas. Questo articolo è incompleto.
punti di gioco. Ciao Lenka. Impara doppio team al 20. Sì, sì. E anche taglio furia. E sicuramente sono... una delle mosse che potrebbero essere sicuramente più interessanti. Altrimenti, raga, lacerazione al 31. Beh, io penso che al 31 lo scopiamo un Geodude dal 12, no? Cioè, però non voglio arrivare al 31 a farmare con un Pokémon al 5. Contro Starlit e VIP la velocità. Non c'è un Pokémon più veloce di Ninjask all'interno di Pokémon Diamante. Quindi non ha senso andare contro Starlit.